Com'è l'hai ordinato? No, 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 questo l'ho preso Ah, perché io. non piace a te? Allora lo devo pensare io. Ma come? No, cosa stai dicendo? È piccantissima. Ma no! Ma potevi dirmelo? Sì, è un'anima nera. Anima nera. Rifiusi ASMR. Vieni, vieni. Mamma mia, che bel posto. Ma dove mi hai portato stasera? Ma è bellissimo questo posto, è fantastico. Guarda, wow, guarda lassù. Bellissimo. Ma veramente si mangia bene qua? Dai. Allora voglio provare, guarda, voglio provare assolutamente. Il posto è fantastico. È fantastico il posto. Sì, c'è da aspettare tanto. Adesso arrivano. Ok. Oddio. Mamma mia, ma sembra di essere in Cina, qua in Giappone, è bellissimo, ma questo arredamento è veramente, che carino qua, che carino, guarda che bello questa parete con le rose, è stupenda, oddio, no. Ma c'è pieno di gente, mamma. Sì, siamo in due, io e la mia amica, sì, ok, va bene, sì, certo, allora noi gradiremo un aperitivo della casa, quello che fate voi con le, che quello che ha dentro, che ha il tè, come, con le perle, quelle nere, come si chiamano quelle perle nere? Ah sì, giusto, le perle di tapioca, sì. Che bello, possiamo scegliere anche il bicchiere. Oddio, ma è fantastico. Sì, ok, ci accomodiamo. Sì. Grazie, sì. Quel tavolo là, ok, va benissimo. Va benissimo quel tavolo là, sì. Che dire, mi hai portato in un posto veramente meraviglioso. Ma guarda, è accoglientissimo. No, vabbè. Allora andiamo subito col tablet, andiamo ad ordinare intanto, che ne dici? Allora vediamo qua cosa ci sta. Oddio, ma ci sono anche questi. Wow, sì. Prendiamone due, dai, sì. Va bene. Beh, allora com'è andata? Mi è andata con ragazzo l'altra sera. Bene, oddio, sono contenta che ti sia andata bene. No, perché mi avevi detto che era una storia un po' così, però dai, sono contenta. Ascolta, ti va se prendiamo due di questi? Sì, il wasabi e lo zenzero, ma mai sentiti? Vabbè, proviamoli. Come acqua, prendiamo acqua perché abbiamo già l'aperitivo che magari ci sorvola un po'. Sì, no, ma che no, io sono ancora da sola, io vado a ballare tutto, ma certo, guarda che buono, no, questi sono buonissimi, no, questi bisogna ordinarli perché questi, guarda, te lo dico che sono veramente buoni. Facciamo due, dai. Sì. No, te lo dico. No, cioè, ma il posto dove mi hai portato è bellissimo. Io mi auguro che anche il cibo sia così, Va bene. Allora, dai, inviamo l'ordine. Ok, dai, inviamolo. Ecco qua. Abbiamo inviato l'ordine. Bene, dai. Eba, ma come tempi qua, come sono? Che bello, ma queste qua, ma si illuminano, no ragazzi, cioè, ma queste bacchette sono straordinarie, sono un po'
grossine, bisogna vedere se si riesce ad infilzare qua. Carine, belle, 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 dai, dopo le usiamo, dopo le proviamo. Oddio, ecco gli aperitivi, ecco, ecco, ecco. Le perle di tapioca. E vabbè, allora salute alla nostra, salute. Sì. Molto molto buono. No, devo dire, no, l'aperitivo della casa no, è buonissimo. Ma dai, dimmi un po', ma come hai scoperto questo posto? Ti ha portato qualcuno, dimmelo, dai. No, non ci credo che l'hai scoperto da sola. Sicuramente qualcuno ti ci ha portato. Sì, perché dai, sì, sicuramente qualcuno ti ci ha portato, perché non è possibile che tu scopri questi posti da sola. Cos'è questo? Ah, ok, la salsa di soia. Ah sì, il piattino ce l'ho qua, la salsa di soia buona. Sì, ah beh sì, adesso portano tutte le salse, vero? Ah, grazie, grazie. Cos'è questo? Ah, senza il wasabi, ma dopo lo sentiamo, dai, chissà com'è questo wasabi. No, io non sono mai andata al sushi. No. Ma qua sono lentini con le ordinazioni, mi pare. No, dici? Ah, ho capito. Ah, ecco qua, grazie. Wow, ma sono bellissimi. Ma come l'hai ordinato? No, 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 questo l'ho preso io. Sì, sì, l'ho preso io questo. Adesso lo assaggio. No, guarda, non vedo l'ora di assaggiare questa prima. Aspetta che vado a mettere un po' di salsa di soia nel piattino. Wow, eccola qua. Ho messo la salsa di soia nel piattino, adesso vado a intingerla. Sì, no, non le ordinate tu queste, peccato, che devono essere buonissime. Sentiamo. Guarda, guarda. No, sono una prelibatezza. Sono buonissime. Hanno queste uova di salmone, uova di tobico dentro, che sono veramente schioppettanti, 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 schioppettanti. Sì. Andiamo ad assaggiare. Ah, è arrivato anche il tuo piatto, bene. Allora buon pranzo. Sì. Dire buonasera, scusami. Tenga. Grazie. Grazie, grazie. Devo dire che è buono. Mi dicevi che lo zenzero? Cos'è? Ah, è per lavarsi la bocca ad ogni pasto. Ok. Andiamo a mangiarli un pochino, allora. Buono questo zenzero, veramente buono. Magari questo lo tengo per la fine, dai. No, no, dai, questo ristorante è fantastico.
È fantastico. Io l'adoro. No, mi ci devi portare ancora perché è veramente buono. Ah, grazie. Grazie. Oh, wow. No, allora, piano questi. No, allora, questi li ho ordinati io, ok? No, non facciamo confusione perché questi li ho ordinati io. Quelli che ho ordinato tu avevi ordinato una con le alghe nere e uno col bianco che abbiamo ordinato in due. No, questo l'ho ordinato io, mi dispiace. No. Come lo devo mangiare io quello lì? Ah, perché non piace a te, allora lo devo mangiare io. Ma come? No, cosa stai dicendo? Scusa. No, no, questi comunque li ho ordinati io. Ma cos'è questa cosa verde? Questa cosa verde? Come no? Ma come non ne devo prendere tanta? Perché? No, no, fammi assaggiare. Cos'è questa roba verde? Ma no, ma potevi dirmelo. E va bene, è super piccante. Troppo piccante. Ah, ecco perché mi hai detto, così, che dovevo mangiarne poco. Adesso capisco. Adesso ne mangio dell'altra. Dai, dai, non è proprio tanto piccante, però ci sta, ci sta. È piccantissimo. È meglio che mangi un po' di questo aperitivo che è dolce almeno. Ma sì, ma allora dai, raccontami, con quel ragazzo là, quello della settimana scorsa. Ma sì, no, no, io sono ancora da sola, io sto bene così, no, no, troppo gentaccia in giro, per carità, lo sai che io sono esigente, no? Questi tipi cercano una cosa sola e basta. E io, sai, non mi interessa. Ecco. No. No, non mi interessa perché ho in mente solo una cosa. E io ho deciso. No, no, mi dispiace. E tu invece? Beh, dai, sono contenta per te. Certo. Beh, potresti portarlo qua, no? Ah, non gli piace il sushi. Ho capito. Questa salsa di soia è perfetta. È una splendore questa salsa di soia. Grazie, grazie, grazie. Ah, sono sempre così gentili questi cinesi. Sono gentilissimi. Ma al lavoro come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. Ah, ok. Ah, ma dai, possiamo venirci qua una volta a settimana, certo. Lo sai, io sono sempre libera. Certo, io sono libera come l'aria e sto bene così. Devi stare attenta. Certo. Beh, bisogna essere furbi qua. Ah,
anche perché no? Io sto bene anche da sola, quindi se mi devo venire a cena, vengo, se vado a pranzo vado e non devo dipendere da nessuno, hai capito come? Ecco, che tra tante donne invece che non escono dalla sua zona di comfort, preferiscono stare con uno anche se non ci stanno più bene. Ma che è sta cosa? No. No, e tu se non stai bene? Ho capito che ti piace, sei innamorata, ma se ti fa arrabbiare, non è questo il modo, ecco. Queste palle di tapioca sono favolose. Me le tengo qua per dopo. Hai capito allora? Non devi, se non ti piace più la persona, non devi starci per forza, eh? Chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ah, grazie. Sì. Questi li abbiamo ordinati tutti e due. Adesso ti manca il tuo piatto, un attimo. Ascolta. Adesso arriva anche il tuo piatto. Stai tranquilla. Ma no, non si sono dimenticati. Vuoi stare calma? Ascolta, me l'hanno portata a me, lo mangio io. Adesso arriverà anche il tuo, no? Ma perché ti devi arrabbiare? Dai! Se mai li chiamiamo se si dimenticano, dai, non fare così. Ma che palle lo dici a tua sorella, ok? Non lo vieni a dire a me che sono la tua migliore amica. Ecco, eccolo qua il piatto tuo, eccolo. Vieni, ingozzati. Eccolo tu, ecco il tuo piatto, vieni. Ecco. Chissà che stai zitta adesso, eh? È arrivato anche te, qui. No, non c'è bisogno di arrabbiarsi, lo dici anche tu e dopo ti adatti per queste zanzate qua. Si vede che non stai bene. Molla quel tipo che sei insieme. Si vede che non stai bene. Perché te la prendi per me, com'è? Così, per delle cavolate che non servono. Dai, su. Favolosi questi. No, questi sono favolosi. Ah, gli altri hanno l'avocado. Buoni. No, questi qua sono favolosi. Aspetta. Torisco. Questi hanno un gusto che è fenomenale. Sentiamo questi qua con l'avocado. Buoni. È vero che scrocchia. Buonissimo. Come scrocchia. Fantastico questo. Buono, sì. Ma io l'adoro, impazzisco per questo. Allora, da quanto tempo è che sei insieme a questa persona? 6 mesi? Ho capito che è poco, però. Allora, all'inizio andavate d'accordo, ok? Dopo 2 o 3 mesi hai cominciato. Allora, non fare lo stesso errore che hai fatto con gli altri morosi, ok? Devi starci insieme lo stesso. Se vedi che c'è qualcosa che non va all'inizio, devi mollare subito. Perché se no perdi degli altri anni della tua vita. Eh sì, non devi starci insieme.
rilasciare. Oddio. Ma scusa, che sta succedendo? Ma che succede? Ma perché non me l'hai detto? Perché non me l'hai detto? Scusami. Vieni. Vabbè, ma come sanno i gatti che girano per il ristorante? I gatti? Ma sanno i gatti che girano per il ristorante? Ah, una stazione. Ma perché non me l'hai detto? Però è carino, eh. Sì, ma non mi mangiare la mia roba, però, eh. Ma i gatti che girano... Ah, ecco perché fosse così famoso questo ristorante. Ah, con i gatti che girano, peli dappertutto. Yuhu, sai che bello, che macello. No, vieni qua, amore. Ma quanti gatti ci sono? Ah, sì, non si fanno prendere. Beh, dai, carina questa cosa. Ma mi vuoi tenere nascoste proprio tutto? Hai tutte le sorprese. Bello, bello, con i gatti che girano per il ristorante. Fantastico, sì. Senti questo avocado come scrocchia. Grazie. Mamma mia, abbiamo già mangiato quattro. Quanti piatti ne mangia? Tre piatti. Abbiamo i piatti forti adesso, sì. No, va bene. Certo. Abbiamo ancora due pietanze. Sì, arrivano, penso che ci arrivano, sì. Ma sì. Allora, hai capito quello che ti ho detto? Allora, se non ti piace, che non ti va bene, non devi lasciare. Non ci devi stare insieme per forza. Vediamo. Sì, dai, venerdì prossimo si può andare a ballare, certo. Sì, non è che perché ti devi, sei fidanzata, non devi più avere le amiche. Scusami, eh. Ah, no, eh. Che buona. Ah, cos'è questo? Acqua. Mamma, ragazzi, hanno di quei bicchieri qua che sono fantastici. Belli. Senti. Wow, ma che strano suono fanno. Ah, là ci mettono l'aperitivo, qua ci mettono l'acqua. Oh, che bello. Hai capito? Sei anche creativa e con i tuoi hobby, i tuoi interessi, come va? Ecco, vedi, vedi, allora, ad avere un uomo è così, ad avere un uomo con gli interessi da tendi a trascurarli, no, non va bene così, trascurare i propri interessi anche no, 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 non è così che si fa. Te l'ho detto, non ti stai più bene, stai da sola, si sta così bene da soli, perché ti devi lamentare, hai le tue amiche, andiamo via, possiamo partire tutti i giorni, andiamo via, andiamo a farci un weekend quando non lavori, beh dai, quando ti danno le ferie, andiamo, sì dai, Mamma, che bello. No, 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 no. Beh, questo qua è mio. Questo è mio. No. No, questo qua l'ho preso io. Ancora. Questo tu. Questi due tu e questi due sono miei. Scusa. Allora, l'ordine che abbiamo fatto. No, a te. Ma vedi questi due qua? Li vedi? Questi qua sono tuoi. E questi due qua sono miei. Dai. Oh, a me quello col surimi non piace. L'hai ordinato tu? Ah no.
Mi vuoi far mangiare quello che non piace a te? Ma cosa ti ho detto prima? Scusa. Mi vuole lasciare gli avanzi a me. Ma non lo trovo giusto. Non riesco ad infilzarlo. Aiuto. Questo io lo prendo su con le mani perché non riesco ad infilzarlo. Perdonami, vabbè, ascolta chi guarda, guarda chi non vuole guardare, non guarda, scusa. Ci hanno messo l'aceto balsamico. Buono. Metto, metto così. Di soia, no? Ci hanno messo l'aceto balsamico. Oh, buonissimo. Proprio buono. E sì, quello lì è tuo. Ancora. Allora, ti ho detto che quei due là erano miei e gli altri due sono tuoi. No, lei... Allora sono tutti miei questi, anzi, eccoli qua gli altri. Tanto dobbiamo sempre litigarci, dai. Tanto dopo se hai fame ancora ne prendi ancora, su. Buonissimo. Guarda, l'hai visto? Che bello! Un gatto! Bello, bello! Dai, ci porterò dai le mie colleghe di lavoro. Sì, ce le porto! Sono sicura che gli piacerà. Beh, dai, a chi non piace il sushi? Altro uomo poco. Beh, ma forse perché non l'ha mai mangiato. Forse per quello. Buonissimo. Buono. Dai, dai. Allora venerdì ci va a parlare. Ok. Comunque ti ripeto, non ce ne sono di uomini al mondo, sai. Oh, quanti. Tanti, tanti. Ho visto. Sì, ti faccio vedere. Ho visto qua un viaggio che si può andare a fare quest'estate, guarda. E ci andiamo. Ma sì, dai, ci divertiamo. Sì. Una settimana quest'estate ce la facciamo, eh? Sì, sono i viaggi organizzati, ma certo. Sono i viaggi organizzati. Quindi parti con la corriera. E dopo sei sempre con loro, capito? È difficile che ti perdi. Ah, mi si è tolto il sorriso. Aiuto, ti ho detto, non riesco ad infilzarli. Niente, devo prenderli con la mano. Buone. Sto sfracellando tutto. No, veramente. Io non ce la faccio più. Grazie. Io sono piena, non so te, ma io ho mangiato troppo. Ancora? Un'altra portata.
ci sta. Ma sei seria? Ma quanto abbiamo ordinato oggi? Comunque ti dicevo riguardo a quel viaggio. Guarda, non ti dico. Sì, è una figata. Sì, riguardo a quel viaggio io lo farei veramente. Con te ci andrei. Sì. Ci andiamo, certo. Sì. Ma tu non ti devi preoccupare, organizzo tutto io, ok? Però non voglio uomini tra le scatole, ok? Siamo solo noi due, così facciamo il nostro sceratone, belle, frizzanti, senza che nessuno ci rubi la scena, eh? Che dici? Ok. Oh, va bene, va bene. Oh, ecco l'ultima porzione. Wow! Sì, sono due a testa, vedi? Allora, c'è quello con l'origano, ce ne sono due, e quello senza origano, quindi ne hai due a te e due a me. Sì, due a testa. Aspetta che vado a mettere la salsina. Mamma, che sono veramente buoni, buoni, buoni. Ah, io adoro. Buono, perché mangi veramente tanto, eh. Sì. Mamma mia. Sì, ne ho tenuto un po' di zenzero. Certo. Questi si possono infilzare, vero? Insomma, faccio fatica. Non si vogliono più far infilzare questi cosi. Aiuto. Eccoli qua. Buono. C'è qualcosa che crocchia dentro, sì. La senti? Buoni. No. Qualcosa che scrocchia. Oh, buonissimo. Ah, sì, veramente buoni. Questi qua con gli origano, sono curiosa. Oddio, di assaggiarli. Fantastico. Hanno anche il formaggio dentro, questi qua sono veramente ottimi. No, speciali questi, speciali. No, hai sentito che roba? No, sono buone. Allora, vediamo se riesco ad acchiapparli. Non è facile con queste bacchette, no, te lo dico. Che è difficilissimo, anche perché sono grosse, non sono le bacchette normali, giusto? No, ho mangiato con un toro, no, veramente. Ho mangiato proprio come un toro. No, te lo devo dire, sono contentissima. L'ultimo. Ah, questo qua è il migliore di tutti. Ah, è caduto. Mm.
stringa. Grazie. No, caffè no, perché dopo stasera non dorme. Piuttosto dopo il banco ci mangia, ci facciamo un digestivo. Che ne dici? Ok. Lo zenzero. Adesso mi mangio lo zenzero. Sì, ci facciamo un digestivo dopo. Sì, perché ho la pancia così piena, che non riesco più a connettere. E quindi ho bisogno sì di una carica un po' digestiva. Buono questo zenzero. Buonissimo. Buono, buono, buono. Sì, però io mi butto con le mani. Non ce la posso. Fantastico. C'è un po' di wasabi. Mamma mia, che potente che è. Buono, però buono, 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 buono. Grazie, grazie. Tutto bene, grazie, sì, sì. Ho mangiato da Dio. Ah, sì. Che gentili che stanno. Sì. Sono gentilissimi. Però questi bicchieri, no, non tutti i ristoranti, ma se si rompono, mamma mia, no, sono fatti bene, sono molto strani. Bene, mamma, che buono, ho mangiato da Dio. Andiamo, sì sì, andiamo, ok, andiamo a pagare. Sei gonfia, ho mangiato così tanto, guardi. No, no, sono contenta. Sì, sì, ecco qua. Sì, che dici? Prendiamo qualcosa, un drink, un digestivo, sì. Ah, sì, a me un'animalera. Sì, sì, adoro l'animalera, io sì. Grazie. Oh, che magnifici bicchierini. Ma sono fantastici. Ah, salute tesoro, salute. Cosa hai preso tu? Montenegro? Ok. Fantastica. No, veramente. No, mi sono trovata veramente da Dio. Sì. Fantastici, e poi avete i gatti che girano per i tavoli, che è la vostra attrattiva, quindi è fantastico. sì, sono contentissima, sì. Ecco, la mia amica mi ha portato proprio in un posto fantastico. Si tenga il banco, guarda, ecco qua. Pure il dolcetto della fortuna. Tu la adesso voglio vedere, lo mangio dopo, voglio vedere cosa c'è scritto dentro. Allora aspetta che leggo. Siete voi al comando e potete permettervi di parlare francamente. Wow, con permessa e decisione, con permessa e decisione. Hai sono fortunatissima, ma hai visto che frase? Sì. Bene,
sì, ritorneremo sicuramente. Certo. Certo. Salve, salve. Arrivederci.